ho tirato, poi l'ha respinto il difensore sulla linea. E niente, dai, lì è una questione anche di fortuna. Magari ti capita l'occasione, in questi momenti, se ti capita un'occasione per uno come me, magari lo devo buttare dentro, ecco, non vorrei trovare dei alibi. Devo fare il gol. No, ci ha parlato il direttore, sicuramente lui in questo momento anche in difficoltà, dice che se i risultati non vanno, la colpa comunque fuori glielo danno lui, ma lui ci ha detto a noi, comunque ci ha chiesto delle spiegazioni, perché ci ha scelto come giocatori, quindi anche lui si sente un po' tradito, diciamo, in questo punto di vista. Noi anche poi dopo ci siamo fermati, abbiamo parlato anche tra di noi, un momento delicato, un momento di cui le cose non girano. Quello che a me mi sento da dire è che dobbiamo continuare a lavorare, perché in questi casi lavorare zitti, pedalare e aspettare magari un momento, un risultato positivo, che magari cambiano le cose. In questo momento è difficile anche dare spiegazione. Ad oggi bisogna dare ragione alla prima guida tecnica, nel senso non è che bisogna dare ragione, che lui ha fatto quei punti male, col gioco, non gioco, ha fatto quei punti. Poi adesso, ad oggi, noi lavoriamo con mister Iezzo, che nel cambiare, in campionato in corso, con un'idea diversa di gioco, può consistere del tempo. Quindi noi stiamo pagando, diciamo, tra l'altro, questa transizione tra mister e mister, tra un gioco diverso dall'altro. Ma quello che mi sento di dire in questo momento è che ad oggi non possiamo puntare magari troppo al gioco, che so che si vince tramite il gioco, ovviamente, ma a campionato in corso, dove devi fare dei punti, nel momento in cui sei in un momento di transizione, la guida tecnica ti sta dando delle nuove indicazioni. Ad oggi, con i giocatori che siamo, secondo me, non siamo in grado di portarlo sul campo. Che ha sbagliato, no? Nel senso che un allenatore arriva, nel senso, porta un suo credo, e lui è giusto che porta il suo credo. Poi, ti dico, ad oggi, magari, poi ne parleremo in settimana. Ad oggi, secondo me, da qui in avanti dobbiamo puntare più a fare punti che magari a tramite il gioco, tramite magari la cassimo, una respinta in più, duelli, queste cose qui. Dobbiamo lavorare più su queste cose. Poi, nel momento in cui faremo un risultato positivo, poi puntare sul gioco. Questa è un'analisi che si può stare, nel senso che... E poi, cioè, fondamentalmente parlando, questa partita non è stata giocata male, solo che dovevi fare i tre punti. Cioè, se vai a vedere, le occasioni le abbiamo avute. Cioè, la squadra ha dato il massimo, non è che si può rimproverare. Cioè, magari qualcuno non è in gran forma, però tutto sommato la squadra è viva comunque. E quindi attraverso il risultato, soltanto magari tu metti caso, fai il risultato, vinci oggi, cambiavo tutto. È sottile il calcio. Ad oggi noi dobbiamo stare zitti, soffrire, aspettare che le cose cambiano tramite un risultato. Sì, ma il gruppo è sempre stato un buon gruppo. Noi dentro lo spogliatoio ci diciamo le cose, perché poi, siccome siamo gente che ha famiglia, ha bambini, cioè, lavoriamo la mattina e la sera, chi vive noi la quotidianità sa che noi diamo il giusto valore a questo lavoro. Quindi non ci permettiamo che qualcuno sgarri o faccia qualcosa che non deve fare. Ad oggi ti dico che forse... Mi sono fatto capire? No, mi sei fatto capire. Dopo quante partite abbiamo fatto? Abbiamo fatto 22 partite. Sì, oggi 22. Sì, non si è visto ancora questa cosa qui. Inutile che siamo qua. Ah! No, quindi grazie. Quindi anche forse le caratteristiche singole di tutti i giocatori non consentono di fare questo gioco. Cioè, non vorrei fare un discorso singolo su di me. Singolo di ogni giocatore, quindi... Esatto. Magari uno come me alla fine è stata anche un po' sembrata la squadra, senza dare colpa a nessuno, però se chiaramente è inutile stare a parlare. Inutile che siamo qua, no, cioè, nel senso, però per noi dobbiamo entrare sempre in campo, quindi dobbiamo cercare sempre comunque di trovare quella. Dopo quattro partite che non vinci il girone di ritorno, devi vincere il campionato, giochi in casa,
ti pareggiano 1-1, normale che ti viene... No, ma anche prima del pareggio si aveva l'impressione che... Sì, ma perché siamo è normale che siamo tesi, perché volendo vincere a tutti i costi ti ritrovi che ti pareggiano la partita, sei nervoso, ti viene il nervoso, è una cosa legittima. Certo. Però in tutti i casi noi dobbiamo, in questi casi, comunque sapere che dobbiamo portare a casa i 3 punti, andare oltre a questo... questo quello che abbiamo detto nello spogliatoio è cercare di fare qualcosa in più mentalmente. Non bisogna dire oggi non ci sono, oggi non sono in forma, bisogna dare qualcosa in più, perché anche io che ho Forgione che fa lo scatto l'ultimo secondo non ne abbiamo più, però ci mettiamo qualcosa lì per cercare di cambiare le energie della partita. Io ero convinto che oggi se avessimo vinto, adesso se oggi avessimo vinto non abbiamo vinto, quindi dalla prossima partita vinciamo a Tivoli e poi per me sarà un altro campionato, per come lo vedo io, perché con il perché mister Iesso ha delle idee veramente di calcio giuste, nel senso che lui punta, lui non, anche durante la partita diceva di giocare da dietro, non diceva di buttare la palla sopra, cioè quando è arrivato lui io mi ricordo palloni alti poche, quando siamo in difficoltà ovvio che bisogna buttare la palla sopra, però lui punta a giocare, quindi da una parte non è il momento, dall'altra parte bisogna dare anche elogi per uno che vuole fare calcio, ma conta, purtroppo il calcio conta anche il risultato, non è semplice, perché qualcuno arriva che magari non ha giocato, non stava giocando, che deve metterci in forma, qualcuno arriva che deve capire anche come si dobbiamo muovere, come sono gli altri compagni di squadra, è tutto un insieme di cose che ad oggi si ritroviamo che dobbiamo risolvere tutto subito. Bisogna stare, noi abbiamo detto dentro lo spogliatoio, noi dobbiamo continuare a essere un buon gruppo, dirci sempre le cose come stanno e lavorare in silenzio e sapere che dobbiamo ribaltare le cose. Assolutamente sì, cioè a me mi dispiace che anche durante la settimana qualcuno mi scrive ma il mister si è dimesso, cioè vorrei anche che io in quel momento che mi scrivono io sto anche lavorando, nel senso che non è che siamo qui a cioè se qui si finisce l'allenamento, si va in palestra, si fa far ghiaccio, abbiamo una cosa, capito, siamo concentrati, noi giocatori dobbiamo pensare a entrare in campo e fare il nostro. Poi, quando non lo facciamo, verremo criticati e accetteremo le critiche. Cioè, io non posso pensare al mister che si dimette, cioè, bisogna chiederle alla società queste cose qui. Noi siamo giocatori, dobbiamo pensare a fare i giocatori.